Non cambia solo la dimensione del notch sul display, non cambia soltanto l'assenza di lettore di impronte sul retro, ci sono anche altre differenze fra OnePlus 8T e OnePlus 6, scopritele nel nostro confronto. Un saluto a tutti gli amici di AndroidWorld.it, benvenuti in un rapido confronto fra OnePlus 6T e OnePlus 6, ovviamente 6T e 6. Due smartphone usciti a 6 mesi di distanza circa, ovviamente 6T è uscito proprio adesso, due smartphone che sono in realtà un po' ovviamente l'evoluzione, quando si parla di smartphone che escono ogni 6 mesi ovviamente non ci si aspetta delle rivoluzioni. In termini di dimensioni non cambia moltissimo, 157,5, 155,5, 74,8, 75,35, cambia qualcosa nello spessore, aumenta a 8,2 da 7,75 del precedente modello, quindi uno smartphone più sottile e uno smartphone anche, scusate, uno smartphone più sottile era quello precedente, quindi uno smartphone più spesso e uno smartphone più pesante, 185 grammi contro i 177 del precedente modello. Quindi in sostanza abbiamo due smartphone comunque leggeri, comunque sottili. Se quello di prima era molto leggero e molto sottile, questo è leggero e sottile. Questo perché? Perché qua dentro abbiamo una batteria da 3700 mAh contro i 3300 mAh del precedente modello, e questo ovviamente lo spinge in avanti non di poco dal punto di vista dell'autonomia, è sicuramente un notevole pregio. Quindi ovviamente abbiamo bruciato, se vogliamo, un po' di sottigliezza e di leggerezza a favore di una batteria più capiente. Cambia anche leggermente il display, perché nonostante le dimensioni molto simili, il display di 6T è più grande, si passa da 6.28 a 6.41 pollici, sempre Full HD Plus 1080, ma 2340 e 2280, poca roba visto che sono comunque pixel che vengono più o meno sfruttati quasi solo all'interno del notch che adesso è molto più piccolo, molto più ridotto, e quindi ovviamente lascia più spazio alle notifiche ai suoi lati. Ovviamente se per esempio andiamo nel menu bianco, si nota ancora di più come è cambiato il display di uno piuttosto che dell'altro. Quindi in sostanza queste erano le differenze più grandi dal punto di vista del display, che però qualitativamente rimane molto buono, rimane sostanzialmente lo stesso. Non cambia praticamente niente neanche per le fotocamere, il modulo a doppia fotocamera rimane lo stesso, 16+20, vado a farmi riconoscere con il volto da entrambi i dispositivi, riconoscimento del volto sempre ovviamente 2D, fotocamere non cambia granché. Se andiamo anche nell'interfaccia, come vediamo rimane molto simile, abbiamo una nuova modalità notte che però, come ho fatto vedere nella recensione, onestamente personalmente non mi ha convinto, quindi per il resto rimangono due fotocamere estremamente simili. Per quanto riguarda anche qui l'hardware non cambia niente, Snapdragon 845, 6,8 GB di RAM. Per quanto riguarda i tagli di memoria, qui non si parte più da 64 ma si parte direttamente da 128, come vedremo anche questo vorrà dire sicuramente un aumento di prezzo. Stesso software, 9.0 Pi aggiornato con le patch di settembre in questo momento, però prima di andare direttamente al software, una differenza è sicuramente nell'assenza del jack audio, questo farà storcere il naso a molti. Noi abbiamo visto gli schemi tecnici, anzi le foto proprio dei componenti qua sotto smontati, sicuramente adesso in altre persone lo smonteranno per bene e poi andremo a vedere con maggior precisione. Questo ha permesso di ottimizzare meglio gli spazi e di appunto andare a includere una batteria più grande, che però, come vi ricordo, ha comunque significato un aumento di peso e spessore, quindi non è soltanto una questione di jack audio, che però non c'è più. Nella confezione quindi c'è un adattatore da USB-C a jack audio invece da 3,5. Dal punto di vista software non ci sono in realtà grosse differenze, pressione prolungata del tasto di accensione di mezzo secondo avvia l'assistente vocale, pressione prolungata invece di 3 secondi va ad avviare il classico menu dello spegnimento. Questa è una funzione nuova, oltre alla presenza dello Smart Boost che permette di sostanzialmente ottimizzare le applicazioni più pesanti, tenendone una parte per massimizzare e velocizzare l'avvio in termini di velocità direttamente nella RAM, quindi 8 GB di RAM se li avete adesso potete sfruttarli anche in questo modo, quindi precaricare una parte delle applicazioni in RAM per poi avviarle istantaneamente.
Detto questo, che cosa invece abbiamo di diverso dal punto di vista software? Qui abbiamo un lettore di impronte sul retro. Il lettore di impronte sul retro in questo caso permette di scattare con la fotocamera con lettore di impronte, che però non mi sembra una funzione molto apprezzata. Io personalmente non l'ho mai molto apprezzata. In tal senso, il lettore di impronte qui, che è sparito dalla parte posteriore, è nella parte frontale del display, è sotto al display e si attiva premendo sul display a schermo bloccato. Questo ha introdotto anche la riaccensione del display con un tocco, cosa che invece sul OnePlus 6 avviene non col tocco ma soltanto con il sollevamento. Quindi il sollevamento, ma qui in questo caso lo sblocco può comunque avvenire sempre anche al telefono completamente bloccato con il lettore sul retro, che però è sul retro, quindi se lo smartphone è poggiato su un piano non potete utilizzarlo, dovete usare il PIN o lo sblocco facciale. Siamo arrivati quasi alle conclusioni. Come vi dicevo, veramente differenze minime se vogliamo in questi due dispositivi. OnePlus 6 519€, il primo prezzo, quello del 64GB, che non è più presente. OnePlus 6T, nel momento in cui sto girando il video non ho conferma del prezzo ufficiale, che dovrebbe essere di 559€ per la variante da 128, che sono 20€ in più rispetto alla variante da 128 di OnePlus 6. È comunque un prezzo molto simile, secondo me molto interessante. Se avete un OnePlus 6 tenetevelo, secondo me passare al OnePlus 6T non ha moltissimo senso, se non per la batteria. Però se riuscite a reggere 6 mesi, scusate, da ora sicuramente forse un salto OnePlus 7 vi offrirà probabilmente maggiori incentivi nel fare il salto. Se dovete scegliere un nuovo OnePlus, ovviamente OnePlus 6T diventa l'unica scelta, visto che OnePlus 6 esce di produzione e di vendita, OnePlus 6T diventa l'unica opzione. Se però avete trovato un OnePlus 6 di occasione, qualcuno fidato, io non spingo mai verso l'usato, ma se avete qualcuno fidato che vi possa vendere un OnePlus 6 usato, come avete visto le differenze, la differenza più grande è sicuramente quella della batteria e l'assenza del jack audio. Per questo rapido confronto fra OnePlus 6T e OnePlus 6 è tutto, un saluto da Emanuele Cisotti per AndroidWorld.it.